Le sconfitte di Alessandria Cremonese avevano reso l'attesa di Arezzo Lucchese ancora più sentita. Gli Amaranto, in caso di successo contro la squadra dell'ex Galderisi, si sarebbero portati a sole 5 lunghezze dai grigi. Un'ottima Lucchese, considerate le tante difficoltà, riesce a strappare un punto. Le occasioni migliori nel primo tempo capitano a Polidori e Foglia, mentre nella ripresa Berzotti si fa respingere un rigore in movimento. La formazione rossonera nella ripresa, con un coraggioso secondo tempo, rischia meno rispetto all'inizio e gli Amaranto perdono un po' di lucidità. L'applauso finale della curva Minghelli rimane comunque uno dei momenti da incorniciare di questo campionato. Non si può rimproverare niente dal punto di vista dell'impegno, della voglia, del volerci provare fino alla fine con le buone e con le cattive. L'avresti vinta ai punti contro un avversario che solo una settimana fa ha fatto 0-0 con il Livorno, creando 5-6 nitide palle gol, cosa che invece magari non sono stati in grado di fare oggi, però anche la consapevolezza che secondo me potevamo fare meglio, soprattutto nella costruzione bassa. Non sempre siamo stati bravi a mettere nelle condizioni i giocatori offensivi, quattro davanti, per poter lavorare come gli è più congeniale. Troppe volte, quando potevamo, abbiamo fatto anche scelte sbagliate proprio dal punto di vista della scelta della giocata, e le situazioni più pericolose secondo me sono venute fuori quando abbiamo recuperato palla e siamo stati in grado di ribaltare il fronte. Poi sinceramente la squadra ha un po' sofferto nella parte finale, e nel momento in cui ha sofferto secondo me ha avuto anche un po' poca personalità nel volere il pallone. Secondo me qualcuno si nascondeva un po', magari era stanco, magari non era lucido, per carità, perché comunque è stata una partita tosta. C'ho 3-4 giocatori che secondo me faranno fatica ad allenarsi mercoledì per le botte che hanno preso, per i traumi che hanno ricevuto da questa gara. Quindi è stata comunque maschia, è stata comunque molto dispendiosa. Però in quel frangente lì dovevi avere anche un pochettino più di personalità nel farsi dare il pallone e avere la forza di giocare, perché questi ragazzi hanno le qualità per poter mettere l'agonismo, la corsa e la determinazione che hanno messo anche oggi, ma riuscire a mettere quel pizzico di qualità in più che spesso ti ha portato a vincere anche le partite.